Oh, insomma? Cosa? E chi ha vinto queste elezioni? Bersani, no? No, Bersani proprio no. Come no? Bersani semmai è il grande sconfitto, no? Vabbè, la coalizione di centrosinistra, vabbè, pensavano di stravincere, invece. Vabbè, pensavano di stravincere, invece hanno solo vinto. Cioè, alla Camera, sì, però al Senato hanno perso. In che senso? In che senso? Hanno perso. Come numero di voti? Come numero di voti, però hanno meno senatori del PDL. E quindi non è che si possa proprio parlare di vittoria, no? Cioè, sarà durissima governare, forse è No, impossibile. Vabbè, però, moralmente, Berlusconi non ci posso credere. Hai visto? Cioè, smacchiamo il Jaguar, alla fine Berlusconi ha vinto. Tecnicamente non ha vinto vinto, eh? Come non ha vinto? Devi conquistare la totalità della Lombardia, del Veneto, della Puglia, della Campania e della Sicilia. Ha vinto, cioè. Sì, però al Senato non ha la maggioranza assoluta, la vedo dura allearsi con Grillo o con Monti. Perché? Vabbè, perché con Monti sono in guerra da sempre e i grillini si sa, non fanno alleanze. Vabbè. E poi non ha neanche la maggioranza alla Camera, eh. sì, è vero. Per cui. Vabbè, comunque, moralmente. Grillo primo partito, eh? Eh sì, Grillo primo partito. Sì, una vittoria schiacciante. Sì, anche se. Cosa? Cioè, anche se di fatto non facendo alleanze all'opposizione, alla Camera e al Senato. Perché? Perché cosa? No, dico perché non fanno alleanze? È perché è una regola. Come una regola? Ma chi è che mette tutte queste regole? È loro se la sono date, il movimento, no? Hanno detto che non faranno alleanze, lo dicono da sempre. Vabbè. Ma comunque. Moralmente. Oh, comunque, alla fine, grande risultato per Monti, eh? Beh, insomma. Beh, scusa, intanto quanto ha preso? Intorno al 10, no? Appunto, gran risultato. Conta che però, cioè, hanno iniziato campagna elettorale 2 mesi fa, cioè sono partiti da zero, eh? Sì, vabbè, da zero. In che senso? Nel senso che comunque aveva alleati Fini e Casini, e poi comunque dopo 1 anno e mezzo di governo, oh, cosa? Solo il 10% significa che non è che proprio sei rimasto nel cuore degli italiani, eh? Non ha neanche i numeri per garantire un'alleanza stabile. Vabbè, però, dici moralmente, perché scusa, Ingroia? Ma Ingroia ha perso, scusa, ha Ho perso, capito. però mi sembrava soddisfatto, cioè comunque è stata una bella battaglia la sua, no? Moralmente. E anche Oscar Giannino, secondo me, moralmente. E perché Vendola? Ha perso Vendola? Beh, ah, ecco. Ho capito, però così, cioè, allora hanno vinto tutti. Sì, cioè, alla fine sì. Moralmente, no? Fai? Controllo. Controllo se ho vinto. Vediamo, dai. Niente, eh? Vabbè, dai. Moralmente.